mattino, gelso umido della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù. Bene, se avete voglia di fare delle domande o aggiungere qualcosa, grazie. Domande in catechismo, ci sono tre tipi di grazia. Sono molto di più. La grazia sufficiente? No, aspetti. Le conviene non andare troppo sul sottile. Perché ricordandomi che sì, il problema è questo. I teologi, per risolvere certi problemi, hanno elaborato tutta una serie di suddivisioni della grazia. La grazia preveniente, la grazia successiva. Va bene, vada bene. Poi in realtà, dopo aver distinto tutto, non si capisce più niente. Nel senso che, e qui si potrebbe, perché l'hanno inventata nel 600, con la questione dei ausili, lì hanno fatto un macello. Risultato che è vero che c'è la grazia sufficiente, cioè, o meglio, la grazia preveniente. Ma la grazia preveniente è semplicemente che dire che Dio ti dà una mano anche prima di partire, va bene. Cioè, la grazia che completa. Ma certo, ma in realtà è l'unica realtà. È un'unica realtà. È Dio in te che ti aiuta a fare tutto quello che devi fare perché tu possa unirti a Lui. È questo l'elemento. Dio non si dà a noi perché possiamo andare in paradiso. Non che non ci sia quello, ma certo. Ma in realtà il paradiso è essere uniti in Dio, essere uniti con Lui, diventare partecipi della sua natura. Questo è il paradiso. Mi spiace, io non... Vabbè, diciamolo così, appena ci vado lo vedo, poi ve la racconto. Per adesso posso solo dirvi questo, ecco. Di più diventa un po' complicato. E anche la figura di Gesù, ma è anche la figura di quel mondo, se vuoi, che vuole stare unito al Signore. Il Regno di Dio è in mezzo a voi. Il Regno di Dio è di chiunque voglia legarsi al Signore, cioè a Dio. Quello lì è il Regno. Non si può stare uniti, non si può essere nel Regno ed entrare in contraddizioni con le leggi del Regno, che non sono leggi... A capocchia, buona serata. Arrivederci. Non è non sono leggi capricciose quelle di Dio, sono leggi che servono a noi per essere uomini. Cioè, chi viola i 10 comandamenti è meno uomo, chi viola le beatitudini oggi è meno uomo. Io per primo, non c'è problema. Solo che questo noi non lo vogliamo capire. Perché noi abbiamo un'idea dell'uomo che è distorta. Noi abbiamo un'idea furba. L'uomo self-made man, cioè l'uomo che si fa da sé. Bella roba, non c'è problema. Ma cosa vuol dire? Quello che mente, che ruba, eccetera, che schiaccia per vincere, non è il modo cristiano. C'è dell'altro. Abbiamo qualcosa di più, questa forza, questa verità che ci possiede e che non possiamo mentire. Dice, e dobbiamo chiedere continuamente al Signore che ci liberi e ci difenda da tutte le tentazioni, perché il mondo è una tentazione per farci dimenticare Dio. Guardate libri, romanzi, telefilm, film, eccetera, tutti che ci raccontano spessissimo si fondono su delle menzogne, elaborano delle menzogne o comunque delle fantasie folli e su quello ci costruiscono delle cose senza senso a volte. E noi ci andiamo dietro dimenticando le cose più importanti. Poi uno deve lavorare per mangiare, si affatica come una bestia, per cui poi non riesci più neanche a avere il tempo per capire, per leggere, per meditare, per riflettere. E dovremmo ricordarci che noi siamo uomini anche per quello. Muoiono tutti però, Muoiono tutti. Papà ha detto Dio.
Dio non ha religione, nel senso che il Dio è giustizia e dunque lui guarda i cuori delle persone, le anime, che siano, che conoscono Dio, che possono conoscere Gesù. Ma forse perché il cattolicesimo non è una religione come le altre, qualcosa d'altro. Papa Francesco, secondo me quella frase lì voleva semplicemente dire che il cristianesimo non è una religione come tutte le altre, perché Dio pasce l'uomo, non è l'uomo che va a pascere Dio. Tutto qui. Eh sì. Ma io l'ho inteso più come giustizia universale, perché se Gesù è morto per tutto il mondo, dunque già il mondo è abbastanza risuscitato. Cioè, com'è questo? Sì, ma il problema è che niente passa esterno da Gesù. Niente passa, cioè l'Islam può salvare, l'Islam no, l'Islam salva perché Gesù, il buddismo, il buddista che va in paradiso è perché c'è qualche sacramento che salva di là, no, chi lo salva? La grazia di Gesù Cristo. Perché è l'unico che ha detto che è figlio di Dio. Che, no, più non è che è, non ha detto, non solo l'ha detto, ma è un fatto. Perché nel catechismo c'è scritto chi non ha conosciuto, può tutto conoscere Gesù. Ma io sto dicendo un'altra cosa. Allora non ha colpa, nel senso che non ha colpa. Sì, ma anche lui passa attraverso il sacrificio di Cristo, anche se non lo sa. Se ci arriva, cioè, ci arrivano i marziani, se ci arrivano qualche astronave di Andromeda o giù di lì, che dice no, noi non abbiamo nessun salvatore, bene, gli annunciamo che Cristo è salvatore anche loro, capito? Poi si salvano anche loro, fa piacere, ma il salvatore universale è di tutto l'universo, è Cristo, e non c'è un altro. Quindi la redenzione inizia con l'incarnazione. La redenzione inizia lì, sì, ma certo, quando la Vergine dice di sì, poi... No, qui, siamo qui, siamo... Va a venire l'affanno se non lo sa ancora, è 4 mesi che lo diciamo. Siamo all'uscita di Versilia, lì c'è l'hotel Una, l'Una Hotel proprio. No, perché non ho visto l'hotel. Guarda, no, ci sono in giro. Siamo lì, sabato 22-23, e... C'è un sacco di sono nella borsa. 22 cominciamo alle 9, cominceremo con una santa messa, poi la diremo anche domenica, perché va detta ovviamente, e poi inizieremo i lavori, avremo un numero piuttosto grande di interventi, sarà un convegno come sapete internazionale, plurilingua, con traduzione simultanea, quindi tutta una roba abbastanza grossa. Infatti comincia a venire il batticuore, ma vabbè, ce lo porteremo fin tanto che è finita. Noi abbiamo cercato di fare il meglio, speriamo che funzioni, perché ci manca ancora... Alcune cose si possono fare solo al momento o insomma il giorno prima, ecco. È inutile prepararle, poi per tante ragioni, ecco. Verrà diverse persone, avremo anche gli italiani, ci sarà anche Liberato De Caro, anche la Greca, sì, poi Biagini, eccetera, eccetera, che ci hanno seguito negli anni passati, e poi ci saranno due americani, un piccolo gruppo di francesi guidato da Perinè, e poi ci sarà uno spagnolo, Ruben, quale ha fatto una tesi piuttosto grossa su Mare Valtorta, tesi teologica importante. Vabbè, poi ci sarà chi vorrà esserci, semplicemente. Noi abbiamo cercato di invitare tutti. Come? Sarebbe meglio. Occorre prenotare. No, di per sé. Noi non abbiamo detto. L'Uno Hotel non è immenso,
ha un numero di 250. 550 posti più o meno. Adesso infatti dovremmo andare per, abbiamo pensato eventualmente di mettere un telone per fare fuori, fare videoproiezioni, fare anche eventuali, far vedere anche chi non ce la fa entrare. Però è impossibile, guardate, è impossibile sapere quanta gente viene. Cioè abbiamo fatto un po' di, c'è chi pensa tantissimi, io sono sempre molto pessimista, per cui non faccio conto. Però sapete io. Quanti siamo? Sì, sì, ma infatti. Però sì. Per cui, ma però questo. Sì, sì, però in questo caso. Non ha cambiato molto, perché no, non è cambiato. No, perché per esempio, non so se mi è venuto due anni fa c'ero. Ci sono stasera, ma no, siamo sempre così. Non sono d'accordo con lei, ultimamente è cambiato perché per esempio le altre sante messe che facciamo, viene un gruppo da Varese, solamente loro sono 24 e questi 24 hanno già prenotato a dormire e non sarei così pessimista invece, perché adesso anche con la trasmissione di Radio Maria, per esempio quello che stupisce invece nelle sante messe è che i volti non sono sempre gli stessi. Quindi è un peccato, cioè c'è ricambio, ma poi le persone, magari per mille motivi, hanno altri o interessi o altri impegni. Ecco, non sono sempre gli stessi che io. Dico, adesso non parlo del fatto della dottoressa, della dottoressa è sempre questo ormai, di tutti. Si pensano per andare da me. Il sì e il no. Grazie. Chi sta pensando? Gli stessi discorsi che giustamente ha parlato lui di tutto l'argomento. Ma tutto il resto d'Italia è no, è sì, è sentito. Di che cosa parla? Del sì, calciamo tutti. Il problema è questo. Adesso io capisco, anch'io ho la mia storia, anch'io ho vissuto gli anni 60, 70, 80, eccetera, dove ormai siamo vecchi. A un certo punto io, diventando vecchio, per cui entrando nel tempo in cui non ci trovo più gusto, come dice Sacra Scrittura, nelle cose, ancora di più mi sembra di dovermi interessare di queste cose, proprio perché le altre cose non ci trovo più gusto, perché ti rendi conto che certi dibattiti sono di una inutilità aberrante, per cui senti, andiamo al sogno, come diceva Don Diego Barsotti, il reale è la vita eterna, il reale è gente, ma guardate che giriamo come vogliono, poi c'è la vita eterna davanti a noi, Dio viva Dio, sta lì a perdere tempo, perché è vero, il mondo fa il suo mestiere, ti attira con le sue, basta guardare la pubblicità televisiva della televisione. Ti racconto, dice, adesso arriva il prossimo mese, avremo dei film di... la solita, più o meno la solita storiella, ecco. Sì, un po' più bene, un po' meglio, un po' meno bella. Adesso poi c'hanno, con la grafica digitale fanno delle cose incredibili. Sì, poi ti accorgi che l'umanità è sempre quella, i problemi sono sempre gli stessi. Noi abbiamo un compito, vede lei, venendo qui, si è fatto carico di un compito straordinario. Sta dicendo grazie a Maria Valtorta e grazie al buon Dio per quello che ci ha dato. E io con lei, e noi tutti con lei, quelli che vengono. Questo è il nostro compito. E noi lo stiamo svolgendo, perché in coscienza crediamo che sia importante. Dove arriviamo? A noi combattere, a Dio la vittoria. Santa Giovanna d'Arco, a noi combattere, a Dio la vittoria, e noi combattiamo, come siamo capaci, c'è qualcuno che vuole prendere la mia parte, prego, non c'è problema, io mi ritiro, non c'è, mi piacerebbe tanto anch'io, va bene? Io volevo solo riferire della mia esperienza nella lettura del poema dell'Uomo Dio, questo è il titolo. Il primo. Che gentilmente mi ha prestato regolarmente qua Anna Maria, no? La signora che la canta.
È stata un'esperienza incredibile perché da quando ho cominciato a leggere i primi volumi ho messo da parte, diciamo, ogni altro libro, no? Ogni altra curiosità letteraria anche. Ecco, e mi è nato dentro questo sentimento proprio che corrisponde anche alle parole della Sacra Scrittura, no? Dove è sottolineato appunto che per il cristiano, ecco, è valida appunto la frase che il cristiano è nel mondo ma non è del mondo. Certo. E questo è il sentimento forte che è nato e che ha spinto, diciamo, l'interesse dell'ambito, diciamo, di crescita umana e spirituale ad escludere molto altro dell'interesse per evolgerlo in questo senso, nel campo appunto della conoscenza di Dio attraverso questa storia che ci è raccontata da Maria. Io adesso mi raccontavo un amico che fa il filosofo, eccetera. Il maggior filosofo del XX secolo è il tedesco Martin Heidegger, citato da tutte le parti, eccetera, eccetera, il quale ha scritto l'opera Omnia, non so se sono 95 o 97 volumi. Però qui si capisce perché Mario Trotta scrive solo per commentare il Vangelo 10 volumi, già ben 10, ecco così. Perché Martin Heidegger, adesso un paio d'anni fa hanno cominciato a uscire i quaderni neri. Lui muore nel 72. Fino alla pubblicazione di questi quaderni c'era un dibattito fortissimo se lui avesse aderito o no al nazionalsocialismo. Beh, adesso abbiamo la certezza. Lui è stato, fino alla morte, un nazionalsocialista e che voleva l'annientamento degli ebrei. Questo è il maggior filosofo del XX secolo. E qualcuno ha scritto, beh, se questo qui è la conclusione della filosofia moderna, la filosofia è morta. Ve la riporto semplicemente. No, qui il problema è che qualcuno ci hanno rimesso parecchia gente, guardi, siccome la Genesi è uguale, hanno cominciato col Gulag e sono andati avanti col Lager e tra uno e l'altro, insomma, siamo sui 200 milioni di morti. Ma insomma, non è che sia rimasto tale quale il mondo, ecco, per cui, e qualcuno ci ha sofferto e parecchio, ecco, per cui non sarei proprio dello stesso avviso. Sì. Sarà una cosa terribile. Sì, ma questo qui, questo è il XX secolo, cioè nel 72 ancora lui, che sapeva di tutto. Sì, ma lui sapeva tutto, cioè una volta che hai capito cosa ha portato il nazionalsocialismo, non ci puoi più andare neanche avvicinarti. Ma è probabile, sì. Lei è di Husserl. Husserl è stato allievo di Heidegger, era tutta una conoscenza, ma erano tutti filosofi razionalisti più o meno. Sì, ma erano razionalisti. Lui era stato allievato dei gesuiti, e poi a un certo punto scrive al suo vecchio professore, vescovo, e dice: guarda, io non posso essere cattolico. Cristiano sì, ma cattolico no, perché troppo banale, troppo materiale, per cui se questa è la conclusione dobbiamo arrivare a pensare, allora solo 10 volumi, poteva scriverne 100, Mario Valtotto poteva scrivere 100 volumi senza problemi sulla vita di Gesù Cristo, e lo sappiamo perché un mare di cose non ci sono scritte neanche qui. È vero la solito detto evangelico: neanche se un morto risorgesse dei morti li farebbe convinti, e qui è uguale per noi. Però questo a noi non deve interessare. Noi ci aiutiamo gli uni gli altri a credere,
a sperare e amare. E si va avanti così, basta, il mondo. Gente, io ci ho provato. Se il mondo non vuole bene, oh, cioè, a un certo punto bisogna anche accettare la libertà degli altri. Infatti la nostra religione non è proselitismo, ma è testimonianza. È testimonianza, uno annuncia il Vangelo, l'annuncia nella maniera adeguata, per cui ti annuncio perché ho ragione e perché hai torto, ti racconto anche questo, però poi libero di fare quel che vuoi, ecco, e io accetto quello che vuoi. È una posizione certamente complessa, ma è la nostra posizione. Adesso la televisione gli ha preso il giro dei Borgia. Forse solo quello. Va bene, i Borgia è stato un Papa Borgia. Anche San Francesco Borgia, c'è anche lui, mica c'è però la televisione. San Francesco Borgia, il secondo di Carlo V, nella gerarchia del tempo. Carlo V era l'imperatore su cui regno non tramontava mai il sole, bene, su cui impero, bene. Lui era secondo, mollò tutto e si fece gesuita, divenne generale dei gesuiti e Lepanto è grazie a, è la vittoria di Dio grazie a lui, ma quando era superiore dei gesuiti. Quando si parla dei Borgia, sì, ecco, mettiamo un po' complicato, ci raccontano delle storie che sono le loro, quello che, di cui hanno, vogliono avere ragione. All'epoca andava tutto bene perché la gente non era al livello attuale, adesso invece la gente pensa di più, perciò prendono ancora dai Borgia, perché se lo domandano, ma perché? Ma il Papa Borgia ha ammazzato la gente, è venuta. Certo, Alessandro VI. È un'epoca. Disgraziatamente. Ma noi non giustifichiamo mica nessuno. Se un Papa è. Però è vero, però non era eretico, cioè non ha raccontato storie. Era un personaggio come lo indicava il Savonarola, ma non ha insegnato eresie. Quindi. Guardi, è una storia anche questa qui incredibile. Semplificare troppo, si finisce per non capire niente. Questa qui è la storia di sempre. Noi siamo in questo tempo, dobbiamo vivere questo tempo, Maria Valtorta ci deve aiutare a vivere oggi. Noi siamo i futuri di Maria Valtorta. Bene, queste sono un modo molto bello per indicare quello che Gesù, adesso lo possiamo vedere, chissà che un giorno, ma non servirà neanche quello, perché è passato anche Mel Gibson con Passion, e sì, però i cuori sono sempre gli stessi. E allora ne potremo vedere delle cose bellissime, ma vedremo anche delle cose tristissime. Io dico che non mi sono, come Benedetto XVI, anch'io mi stupisco come mai il mondo non sia cristiano e non sia cattolico. Però se a un certo punto il buon Dio vuole così. Noi certamente siamo alla vigilia, o forse siamo già entrati in un medioevo, un nuovo medioevo, un uomo basso medioevo, con l'invasione dei nuovi barbari. Può darsi, va bene. Come? Questo qui io so niente, mi spiace, ma l'apostasia è una realtà estremamente... In questo momento è una, come si dice, religione liquida la nostra, purtroppo dipende molto da noi, chi ha autorità lo faccia, io non ho autorità. I sacerdoti che sono andati in Africa, tutti quanti ne hanno ammazzati? Certo, la vita media... I risultati di tutti quanti, mi dica un po' quanti neri che hanno fatto. Noi ci abbiamo provato. Non c'è niente di matematico in questo. Però è disgustoso, una cosa avvilente. No, io mi metto nei... Vede, bisogna avere categorie diverse, bisogna avere la categoria dell'eternità. Quello che a noi sembra... Non capisco, per esempio, per gli americani hanno fatto un film che era stato bellissimo. Ben Hur. Quando usciva la gente,
che cosa hai visto qui? 10-7 cavalli là, tutto. Solamente dei cavalli la gente si è interessata di Benoni. Ma non sono mica interessata di quando l'artista ha preso la figlia in collo e l'ha portata via da ed era. No, quella no, non ha parlato nessuno. È la storia di Barnum, e sa la storia di Barnum, quello che ha inventato il circo. Questo qui. E lui, quando qualcuno gli chiese. Della massa, perché per lui certo. Guardavano i cavalli che facevano il circo, certo. che hanno portato la madre e la sorella piene di. Certo. Lo so, beh, gli uomini sono così, mi dispiace, la televisione è fatta così. No, ma non è solo la televisione, ma qui ho detto la fesseria. Certo. Però il mondo adesso detto non sei. Ma com'era? Ci dimentichiamo che 2000 anni fa la gente si divertiva, la gente, tutti, si divertiva nei cerchi a vedere. No. All'epoca la gente, i romani, forse il principio era buono, anche lì hanno rotto lui. Ma no, lì. Sì, è così. Anche adesso se vai in Iraq, se le cristiani non è una cosa. Io però adesso vi chiedo scusa, ma anch'io mi devo ritirare. Abbiamo tutti. Diciamo insieme una preghiera finale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Grazie, grazie. Vi aspetto tutti, se è possibile Dio, almeno al convegno. Buonanotte anche a lei. Madre Santa di Gesù.